I supermercati Conad di Parma e provincia aderiscono a una iniziativa di raccolta alimentare in programma questo sabato 17 ottobre all'interno della logica solidale che contraddistingue gli store Conad un po' per tutto l'anno. L'Emporio Solidale Valtaro, che è tra i fruitori di questa iniziativa, ringrazia il Conad a Valli di Borgo Taro nel centro commerciale che appunto partecipa a questa iniziativa questo sabato e invita i clienti a prendere parte attivamente alla raccolta. Restiamo a Borgo Taro, dove abbiamo incontrato sabato scorso i disegnatori in cammino. Pierluigi Previ. Anche l'Alta Valtaro è stata inserita nel progetto Disegnatori in Cammino finanziato dall'Istituto Beni Artistici e Culturali della Regione Emilia-Romagna. Lo scorso fine settimana una nutrita comitiva di giovani disegnatori guidati dall'attuale realizzatore del fumetto Diabolic Giuseppe Palumbo ha visitato diversi luoghi del territorio ritraendo scorsi panoramici e momenti di vita. Disegni che diventeranno parte integrante di una mostra itinerante in programma nel corso del 2016 in diverse città italiane. L'idea nasce dalla voglia di raccontare luoghi della nostra regione che hanno storie da scoprire oppure da raccontare in modo contemporaneo. Quindi questi disegnatori hanno prodotto dei carnet de voyage che saranno raccolti in una mostra insieme anche a contributi di scrittura, perché sono stati accompagnati anche da un blogger motociclista e quindi avremo una mostra, pensiamo, originale con contenuti sia visivi che di scrittura e anche altre cose che verranno realizzate ad hoc proprio per, come materiale espositivo, e si pensa anche a una forma web, alcuni di questi contenuti saranno anche su internet, quindi chi potrà venire a vedere la mostra la vedrà dal vero, altrimenti potrà comunque diciamo avere esperienza tramite diciamo il web o smartphone. È un'esperienza che è stata fatta anche per i Castelli del Ducato e da quell'esperienza è nato il desiderio anche di visitare questo luogo che ci ha sorpreso per ovviamente il mondo dei funghi, per i beni culturali che ha, che il Castello di Compiano, il Seminario di Bedonia. E quindi insomma sarà, pensiamo, una mostra originale e anche diciamo accattivante, perché chi ha raccontato sono disegnatori di fumetti e quindi le storie saranno al centro. Un progetto quindi che insieme ad altre iniziative potrà costituire un importante momento di promozione turistica per il territorio. Ci tengo a nome dell'amministrazione comunale di Borgo Valditaro a ringraziare l'IBC, l'Istituto dei Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, per questa occasione. Un'occasione che attraverso il tratto, il disegno di grandi artisti italiani del fumetto ci permette di far conoscere anche la nostra valle all'esterno, di creare delle immagini, dei marchi che poi andremo a usare nella nostra promozione e che useremo anche poi queste immagini per creare delle mostre e delle rassegne che saranno proprio collegate all'esposizione di queste immagini anche fuori dalla nostra vallata, soprattutto per raccontare al turista, al possibile visitatore, qualcosa della nostra vallata. Quindi un'occasione davvero importante di promozione del territorio che abbiamo davvero raccolto con favore. E domenica 18 ottobre a Pellegrino Parmense il gruppo Gas Valceno, in collaborazione con l'amministrazione comunale e la Proloco di Pellegrino, organizza il mercato di una volta, il mercato solidale Gas Valceno, un progetto di promozione e di valorizzazione delle produzioni di qualità del territorio. Se volete saperne di più potete rivolgervi al referente Gas Valceno chiamandolo 0525 59 395. L'associazione San Ste Divino di Santo Stefano d'Aveto organizza proprio a Santo Stefano domenica 25 ottobre alle ore 16 una degustazione di vino in collaborazione con l'azienda La Tosa presso l'ex albergo Doria. In abbinamento vi saranno anche salumi e formaggi e il prezzo di partecipazione è di 10 euro. Dovete prenotarvi al 347 7843 184 oppure al 349 321 5568. 6-8.
adesso siamo alla pagina dedicata allo sport, ci occupiamo del basket maschile, della Valterese, dei Diavoli Rossi che giocano in promozione, due tempi supplementari per un solo vincitore, grande equilibrio in campo tra Valterese e Planet, anche se ad avere la meglio per soli tre punti sono stati gli avversari. Ci sono voluti due tempi supplementari al Pallaraschi di Borgotaro per avere la vincitrice di una vincente prima di campionato tra Valterese e Planet. Partita tiratissima che ha visto le due compagini lottare punto a punto per tutto l'arco della gara. Punteggio basso al primo quarto, frutto di percentuali al tiro basse. Qualche errore in difesa per la Valterese ed il Planet che chiude in vantaggio 26-23 il secondo quarto. La gara resta sempre tesa e in uno scontro di gioco si infortuna del maestro che è costretto a lasciare il terreno di gioco. Nei prossimi giorni si conoscerà l'entità dell'infortunio. Al rientro dagli spogliatoi le formazioni non si risparmiano e i falli iniziano a creare problemi alla squadra di casa e il Planet allunga sino ad 1-6, ma il coach della Pina con una zona attenta riesce ad incanalare la gara verso un bel recupero che vede i Diavoli Rossi raggiungere la parità. Due fantastici overtime con la Valterese che schiera in campo i giovani e la Planet che, trascinata da Franchini, chiude la gara con 3 punti di vantaggio. Ottima prova del gruppo di Borgotaro. Nonostante la sconfitta, la gara di sabato sera lascia intravedere margini di miglioramento che, si auspica, daranno soddisfazione ad una società che quest'anno punta decisamente su un gruppo giovanissimo. E siamo alle previsioni del tempo per domani, mercoledì 12 ottobre. Avremo molto nuvoloso con piogge di moderata intensità anche a carattere di rovescio, anche persistenti sui rilievi. Le temperature sono stabili, le minime tra 13 e 17 gradi, le massime tra 18 e 20 gradi, i venti saranno moderati. Vi lascio con i programmi di questa sera, alle 20.35 80 Nostalgia, alle 21.10 Epoca Che Storia, alle 22 il TG, alle 22.30 Ballo Che Sballo in TV. Il telegiornale dunque si chiude qui, grazie per l'ascolto, torniamo domani sera 19.35, arrivederci.